Eccoci, il caso Open Arms. Oggi vota la giunta dell'immunità. L'orientamento è per il no alla richiesta di processo, ma Italia Viva ha detto che non parteciperà al voto. Il caso è quello della ONG spagnola, nave battente bandiera spagnola, che nell'agosto 2019 tenne 161 migranti a largo di Lampedusa per volontà del governo giallo-verde con il premier Conte e il ministro dell'interno Matteo Salvini. La giunta non decide se siano stati commessi o meno reati, decide se Salvini abbia agito per un interesse proprio personale, da sequestratore di persona, se invece abbia agito per un interesse preminente pubblico, quindi una visione, una politica, una visione di gestione dei flussi migratori. Questo è un punto importante. Il secondo è il ruolo del Premier Conte. L'articolo 40 del codice penale dice che non impedire un reato equivale a, quando si è nelle condizioni di farlo, equivale a cagionarlo. Il Premier, stando alla Costituzione, è responsabile dell'indirizzo e dell'azione dell'intera compagine. Chiaramente il Premier sapeva, perché in quei 19 giorni tutti quanti sapevamo, la notizia era su tutti i giornali, il ministro Salvini portava avanti il suo braccio di ferro per i ricollocamenti in Europa. E allora, se davvero Salvini dovrà andare a processo per questo caso, come già il caso Gregoretti, si pone il tema del ruolo del Premier, che dovrebbe quantomeno rispondere di concorso per omissione. Nei primi mesi, 4 mesi di quest'anno, sbarchi in Italia più che triplicati, anche di questo torneremo a parlare. A presto!